Fraioli, perché non è stato oggi il solito Teramo, quel Fedele? Non è stato il solito Teramo per la via del campo, sicuramente è un campo dove noi non siamo abituati a giocare, merito anche comunque di un Giulianova dove ha messo grande grinta, grande carattere, più nel primo tempo che nel secondo, poi il secondo tempo siamo usciti un po' più noi, peccato, però va benissimo così. Classifica che comunque continua a sorridere al diavolo, la capolista, con 5 punti di vantaggio, però è chiaro che adesso ci si aspetta un riscatto e tornare a testa bassa in questo campionato. Sì, dicevo ai tuoi colleghi che sicuramente questa sconfitta ci dà positività, ci dà carica per fare meglio perché siamo sempre più 5, però non dobbiamo mollare nulla perché ecco, sappiamo benissimo questo campionato com'è, sappiamo benissimo che il Genova non mollerà niente perché dopo questa partita ha acquisito più consapevolezza, più no, forza, però noi andiamo avanti nel nostro percorso che stiamo facendo benissimo. Ecco, diciamo Coppa Italia al Teramo, derby di ritorno al Giulianova, classifica che continua a sorridere al diavolo, come vedi adesso il prossimo futuro? Uno pari, palla al centro e ci continueremo a giocare questa battaglia fino alla fine e noi continueremo a allenarci come stiamo facendo e continuare questo nostro percorso bellissimo. Un pensiero finale da capitano per i sostenitori tanti, biancorossi. Sì, volevo ringraziare oggi 1-1 ma non è stato possibile, però ringrazio loro tutti i giorni perché ci incontriamo spesso e sono stati grandissimi e io da teramano gli chiedo tra virgolette scusa per questa sconfitta, però va benissimo così.